tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Pianto all'alba, muore una ventenne di Cantiano. Lotta alla povertà, il comune di Fano presenta un progetto nazionale. Fuori uso e pericolanti sono i semafori, ormai spenti da anni, sparsi in tutta la città. Conto alla rovescia per il paese dei balocchi, tra poco in collegamento le ultime novità in attesa di Don Ciotti. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. La cronaca in primo piano con l'incidente mortale avvenuto questa mattina poco prima delle 5 vicino a Cantiano, dove ha perso la vita una ragazza di 20 anni. È morta sul colpo Chiara Rosati, di 20 anni, di Cantiano, dopo che la sua Opel Agila si è schiantata contro un albero ai margini della strada provinciale 50, all'altezza del campo sportivo tra Cagli e Cantiano. Sono le 5 della mattina. Chiara, assieme ad altri tre suoi amici coetanei, due ragazze ed un ragazzo, alla guida della sua auto sta rientrando dopo una festa di compleanno. Per motivi ancora in via di accertamento da parte della Polizia Stradale di Cagli, intervenuta sul posto, in maniera autonoma perde il controllo della vettura e dopo una carambola su se stessa urta violentemente la pianta. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ventenne e trasportare gli altri tre amici all'ospedale di Urbino per i traumi subiti nell'urto e dove si trovano tuttora ricoverati, ma non in pericolo di vita. Sta meglio, ma è ancora ricoverato in ospedale a Pesaro. Arnaldo Forlani, l'ex presidente del Consiglio, leader della Democrazia Cristiana, 90 anni, colpito nei giorni scorsi da un'occlusione intestinale mentre trascorreva le vacanze nella casa di Novilara. Forlani, si legge nel bollettino medico diffuso da questa mattina dal direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Marche Nord, Edoardo Berselli. Forlani, dicevo, è ancora ricoverato presso l'unità operativa di chirurgia a Pesaro. L'intervento è riuscito con la piena collaborazione del paziente. E il paziente ha iniziato la fisioterapia ed è in grado di alzarsi dal letto. Vista l'età avanzata, si ritiene opportuno prolungare ancora per qualche giorno il ricovero ospedaliero per le adeguate terapie di supporto. Ci sono buone notizie invece per le famiglie in difficoltà, e grazie anche ad un progetto europeo che è stato presentato questa mattina nell'ambito territoriale 6. Si chiama SIA. La sigla dice poco e sta per sostegno per l'inclusione attiva, una misura di contrasto alla povertà. Perché attiva? In pratica sarebbe: noi ti diamo una mano, ma tu ti impegni a superare il tuo momento di difficoltà. Come? Attraverso corsi di formazione professionale, frequenza scolastica dei figli e ricerca di una nuova occupazione. L'assegno mensile va da 80 euro per un singolo componente della famiglia fino a un massimo di 400 euro per più di 4 componenti per 12 mesi, depositati in una card erogata da Poste Italiane. Del paziente, sì, gli teneva i ferri. Vabbè, non è così. Allora, ritorniamo sempre dalla notizia di apertura. Sta meglio, ma è ancora ricoverato in ospedale a Pesaro il Arnaldo Forlani, l'ex presidente del Consiglio e leader della DC novantenne, colpito nei giorni scorsi da un'occlusione intestinale mentre trascorreva le sue vacanze nella casa a Novilara. Forlani, si legge nel bollettino medico, è ancora ricoverato
A Pesaro l'intervento chirurgico è riuscito con la piena risoluzione del problema riscontrato. Il paziente ha iniziato la fisioterapia, ma vista l'età avanzata i medici hanno deciso di tenerlo ancora un po' in ospedale per le adeguate terapie di supporto. Ci sono invece buone notizie per tutte quelle famiglie che si trovano in difficoltà economica. Questa mattina è stato presentato dall'ambito territoriale 6 un progetto per l'arrivo di fondi europei. Si chiama SIA. La sigla dice poco e sta per sostegno per l'inclusione attiva, una misura di contrasto alla povertà. Perché attiva? In pratica sarebbe: noi ti diamo una mano, ma tu ti impegni a superare il tuo momento di difficoltà. Come? Attraverso corsi di formazione professionale, frequenza scolastica dei figli e ricerca di una nuova occupazione. L'assegno mensile va da 80 euro per un singolo componente della famiglia fino a un massimo di 400 euro per più di 4 componenti per 12 mesi, depositati in una card erogata da Poste Italiane attraverso l'INPS, e riguarderà famiglie che hanno un ISEE pari o inferiore a 3.000 euro. Questo progetto a livello nazionale, varato per il contrasto alla povertà, che recepisce una direttiva europea e relativi fondi, sarà attivo anche nel comune di Fano e per l'ambito sociale 6. Tutto bello, ma attenzione, i tempi sono un po' stretti, perché la data che bisogna tenere presente è il 2 di settembre, giorno in cui si potrà presentare la domanda e giorno in cui l'ISEE deve essere a posto, in quanto vale il principio della copertura fino alla cifra disponibile a livello di ambito. Quindi prima si arriva e meglio è, anche se a livello regionale si parla di oltre 15 milioni di euro, ripartiti naturalmente nei 23 ambiti e in ordine di grandezza. Quello di Fano è il terzo, dopo Ancona e Pesaro. Questo progetto che viene messo in campo dagli ambiti territoriali e dai comuni di tutto il territorio nazionale, e quindi ovviamente la Regione Marche vede il comune di Fano e l'ambito territoriale 6 con i suoi comuni in partenza per l'erogazione del bando. Quindi le famiglie sono dal 2 settembre invitate a presentare un modello ISEE e a verificare i requisiti necessari per poter partecipare. Ovviamente la cosa importante, appunto, è che non c'è un fondo passivo che verrà erogato, quindi un contributo, ma un fondo che verrà erogato in base al numero dei componenti della famiglia e ai requisiti, ma collegato ad un progetto. Quindi un progetto a un patto sociale che verrà fatto tra il comune e l'utente beneficiario, e che prevederà appunto dei livelli diversi di attivazione dell'utente, ma anche in molti casi per vedere di riaprire un percorso di tipo occupazionale che eventualmente si è perso in questi anni. I fanesi ormai non ci fanno nemmeno più caso, il viaggiatore occasionale invece li nota, e come. Parliamo dei tanti semafori spenti, spesso rotti, pericolanti, che si trovano in molti punti della città. Siamo in corrispondenza del passaggio pedonale vicino alla rotatoria di Porta Maggiore, dei passaggi più frequentati della città, e qui, come vedete, se Filippo Pucci inquadra il cartello del passaggio pedonale, oltre ad avere il palo di sostegno completamente girato, il segnale di passaggio pedonale è completamente finito dentro gli alberi, praticamente reso invisibile. Questo rende, soprattutto di notte, una situazione estremamente pericolosa, perché gli automobilisti, magari in lontananza, non vedendo quel segnale, possono non accorgersi di un passaggio pedonale nella prossimità. Allora, Miccioli, semafori che sono, insomma, fatiscenti, rotti, girati, ce n'è per tutti i gusti. Ce n'è per tutti i gusti, il cimitero dei semafori le potremmo chiamare. Sono poi in due zone molto trafficate, non solo dai cittadini ma anche dai turisti, quindi centinaia e centinaia di persone che passano ogni giorno in queste zone, vale a dire qui sul Ponte Storto in via Roma e poco più in giù a livello della Porta Maggiore, della rotatoria di Porta Maggiore. Ecco, vedete, basta girarsi un attimo e ci sono questi semafori ormai da anni abbandonati a se stessi, rotti, divelti,
un bruttissimo spettacolo, no, di fronte a tutti i cittadini. Poi c'è anche di mezzo non solo il decoro in una città turistica come Fano, ma anche la sicurezza, perché molti turisti che oltretutto non conoscono i meccanismi di questi incroci, a volte attendono inutilmente il passaggio o l'accensione di questi semafori che credono pedonali ma non lo sono. Quindi ci sono problemi molto gravi, non solo insomma, dal punto di vista del decoro. Oltretutto da aggiungere che i segnalatori luminosi che stanno sopra i passaggi pedonali sono stati tutti completamente spostati verso fuori dalla carreggiata, quindi completamente inutili a questo punto, per, penso, il passaggio, non so, in alcuni giorni delle barche, per dire, che vanno dai cantieri verso il mare, oppure per le quattro domeniche del Carnevale di Fano. Ma insomma, per i restanti 360 passaggiori dell'anno la sicurezza dei pedoni non viene più assicurata a questo punto. Noi chiediamo a questo punto quindi sicuramente di rimuovere questi obrobri che sono rimasti appesi in questi pali vicino ai attraversamenti pedonali e di nuovo di rimettere i segnalatori luminosi dei passaggi pedonali nella giusta posizione. Se eventualmente ci dovessero essere barche che debbono passare per l'attraversamento, magari la spesa di questi cambiamenti, di queste giravolte dei pali di segnalazione vanno a carico di chi fa il trasporto, mentre per il carnevale chiaramente per quelle quattro domeniche sarà il comune ad accollarsi le spese. Anche questo, oltre a recare i semafori completamente rotti e completamente inutilizzabili, è completamente girato parallelo alla strada, quindi inavvertibile da parte degli automobilisti. Ma dopo tanto siamo riusciti a trovarne uno completamente funzionante e in ordine, questo. Due appuntamenti da non perdere, questo fine settimana la riserva naturale della Gola del Furlo nell'ambito di un ricco programma elaborato dalla Proloco Passo del Furlo in sintonia con la provincia di Pesaro Urbino. Sabato 20 alle 4:30 del pomeriggio nell'ambito di Furlo Family 2016 c'è in programma Emozioni crepuscolari all'orizzonte, una passeggiata per ammirare insieme le suggestioni cromatiche di un tramonto ai confini dell'orizzonte. Domenica 21 invece alle 15:30, altra iniziativa gratuita, dal titolo Tra le meraviglie della Gola, con partenza dal centro visite della Riserva. E adesso parliamo del tango. Il tango, un ballo che attraversa i tempi e le mode, sempre attuale e seguitissimo, un mondo a parte che potremmo conoscere anche a Fano sabato prossimo. Una danza eterna, ricca di passione e suggestione. Il tango non ha età, nemmeno in chi lo pratica, un ballo che resiste alle mode, ai modi e alle tendenze. Il tango nasce come espressione popolare ed artistica, comprendente musica, danza, testo e canzone. Originario della regione del Rio de la Plata in Argentina, ha anche aspetti misteriosi. Infatti nessuno sa chi abbia dato il nome di tango a questo ballo, né si sa esattamente perché si chiami così. Ballo di coppia per eccellenza, si avvale anche di musiche avvolgenti e cariche di atmosfera, dove l'abbraccio dei ballerini è un tutt'uno con le note. Il tango è una musica che comunque già si presta di per sé, comunque è una musica talmente travolgente che ti entra dentro che anche se non si è comunque prettamente ballerini di tango ci si presta più che volentieri. Quindi sì, abbiamo creato un po' una sperimentazione perché appunto nasciamo come danzatori di danza classica o comunque contemporanea, quindi varie contaminazioni, c'è anche tra l'altro un danzatore di hip hop e anche contemporaneo e quindi niente, con queste note insomma così travolgenti di Piazzolla e altri e abbiamo creato questa sorta di sperimentazione, di connubio un po' particolare. Un ballerino dentro di sé ha tutto, se è un ballerino, no, vero. Poi ripeto, il tango è una cosa talmente particolare come il flamenco, che sono due cose comunque molto molto distinte, che hanno una storia secolare e si sono poi appunto evolute in modi sorprendenti, anche perché appunto poi sono stati contaminati, no, da altri generi. Lo stesso Astor Piazzolla è stato molto criticato, no, quando ha
cominciato a produrre questo tipo di musica, e i puristi l'hanno chiamato, no, el assassino del tango, mentre, no, ha contrapposto a Carlos Gardel, che era, diciamo, il tango per eccellenza. Però, come abbiamo visto in questi ultimi anni, insomma, ma il bello è anche questo, no? Le contaminazioni, le unioni fra generi diverse, insomma, fanno scaturire sempre nuove cose, nuove esperienze e nuove sensazioni. Questo mondo a sé verranno proiettati tutti gli spettatori che sabato 20 agosto assisteranno all'Arena BCC di Fano allo spettacolo Tango y Tangueros, con le musiche di uno dei maestri del genere più conosciuti, Astor Piazzolla. Una musica sensuale, questo è l'aggettivo che mancava. È una serata molto particolare, dove innanzitutto sono unite due discipline che hanno tantissimo in comune, soprattutto il rigore, la preparazione, la dedizione e la passione. E il programma proprio si dipana su diversi autori, principe Astor Piazzolla, perché appunto la serata ha un titolo, Tango y Tangueros, però non è un tango, no, spiccatamente, no, appunto argentino, come ha detto Ilaria, è una contaminazione. Domenica a San Giorgio di Pesaro, niente Pokémon Go, solo i giochi di una volta, e quindi largo al gioco della campana, la corsa dei sacchi, all'elastico, il fazzoletto, il gioco dei barattoli, la pentolaccia, il salto con la corda, chi se li ricorda, il tiro alla fune, la trottola, insomma tutti questi giochi prenderanno vita di nuovo domenica 21 agosto al Castello di San Giorgio di Pesaro a partire dalle ore 17 nella terza edizione appunto dei Gioc d'una volta, evento dedicato a grandi e piccini per riscoprire i giochi di un tempo. Venerdì 26 alle ore 18 ci sarà il Beach Volley Day, che andrà avanti fino alle ore 18 di sabato 27 agosto. 24 ore dunque di puro divertimento dedicato alla promozione della donazione di sangue organizzata dai giovani dell'Avis di Fano e Agade in collaborazione con CSI Fano e Aido. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Le novità di quest'anno è che si svolgerà in piazza ai Bagni Arzilla, Sportland. Ogni squadra, come minimo, deve essere composta da 4 partecipanti, con la quota di partecipazione che pare 3 euro. Si ha diritto alla maglietta ufficiale dell'evento. Per informazioni si può guardare e visitare la pagina Facebook di Avis Giovani. Prende il via questa sera invece la 13ª edizione del Paese dei Balocchi. Tutto pronto, è arrivato anche Don Luigi Ciotti, mentre le immagini arrivano in diretta da Piazza Bambini del Mondo. Vedo Lino Balestra davanti alla balena e dietro c'è pure Geppetto, insomma vedo che sei in buona compagnia. Te Lino. Sì Marco, buonasera a tutti voi, qui dalla Piazza Bambini del Mondo siamo al cospetto di uno dei simboli della fiaba di Pinocchio, la balena, e sono anche circondato un po' da tutti i personaggi, da tutte le figure che rappresentano la fiaba, che è il filo conduttore del Paese dei Balocchi. E qui veramente c'è un gran clima, c'è grande fermento. Don Luigi Ciotti, l'avete accennato prima, riceverà la fascia di sindaco per quest'anno e fra pochi minuti, e noi lo abbiamo intervistato, ma prima di farvi sentire ciò che ci ha detto, ciò che ci ha rilasciato i nostri microfoni appena arrivato qui a Bellocchi, c'ho un personaggio forse il più simbolico insieme agli altri della fiaba, che vuole esprimere un concetto anche lui di libertà. Insomma, Mastro Geppetto, qual è il suo concetto di libertà? A parte il mal di mare che ho, vado sulle cose serie. La libertà non è far quello che si vuole, ma è osservare le regole che ci sono. E quindi anche Don Luigi Ciotti ha espresso un concetto molto, molto intenso di libertà. Allora vi faccio ascoltare le sue parole e poi ritorniamo qui per l'ultima chiusura, e quindi do la linea alla regia per farvi ascoltare l'intervista di Don Luigi Ciotti. Siamo in compagnia del futuro sindaco del Paese dei Balocchi. Don Ciotti, qui in questa edizione 2016 il tema è un tema a lei molto caro e molto conosciuto, la libertà.
declinata in tanti gradi, in tante sfumature. Quante ce ne sono di libertà? Ma infinite, perché la libertà innanzitutto è responsabilità, e non come congiunzione ma come verbo. Responsabilità e libertà si devono saldare fortemente insieme. La libertà anche però è impegno, perché significa non dimenticarci che noi siamo chiamati a impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è. E chi è povero non è libero, chi è senza lavoro non è libero, chi vive di forme di dipendenze, di violenze, di schiavitù, di sopruso non sono persone libere. E quindi questo è un momento di gioia, di festa, di grande partecipazione, ma anche di grande responsabilità che noi abbiamo verso questi bambini, che hanno bisogno di trovare dei punti di riferimento veri, coerenti, credibili. Hanno bisogno di trovare la loro libertà, che vuol dire conoscenza, perché la conoscenza è la via maestra del cambiamento. Conoscere per aiutarli a diventare dei cittadini non a intermittenza, ma cittadini responsabili. E allora c'è una dimensione educativa, la responsabilità dell'educare, educare la responsabilità. Allora di tutto questo cercheremo di riflettere insieme, io in modo molto indegno. Mi hanno sollecitato, mi hanno chiesto, penso che tanti altri avrebbero potuto meglio di me qui rappresentare un impegno per la libertà in tutti i sensi. Ho accettato di fare anche questo momento di condivisione, perché si impara. E si impara da questi bambini, da questi papà, da queste mamme, i bambini che sognano, che vedono Pinocchio, che vogliono entrare lì dentro, che vogliono uscire. Allora io credo che c'è qualcosa che ci bolle qui dentro, perché il futuro che abbiamo davanti agli occhi è una situazione certamente non facile. Ecco, Lino... Torniamo in collegamento con Bellocchi. Marco. Ecco, abbiamo sentito questa bella dichiarazione di Don Luigi Ciotti. Ecco, in chiusura del nostro telegiornale, volevo chiederti a che ora inizierà, dacci un po' il cronoprogramma di questa sera. Allora, qui è già tutto attivo, la balena, se Filippo Pucci, l'operatore, si gira, inquadra anche l'area food, e laggiù in fondo la casa di Geppetto, dove i bambini saranno accolti. Adesso qui naturalmente è tutto attivo, però la cerimonia così ufficiale di apertura si avrà alle ore 21, quindi alle ore 21 ci sarà il cambio della fascia tra Nino Fezza, il sindaco uscente, e Don Luigi Ciotti, che è il sindaco appunto di questa edizione, quindi la cerimonia ufficiale avverrà a quell'ora. Però già tutte le attrattive, già tutte le attrazioni, compresi loro, gli animatori, sono già pronti per accogliere i bambini. Bambini e non, come vedete anch'io sono una vittima sacrificale della loro gioia, ma invitiamo tutti quanti a venire qui e constatare di persona, insomma, ecco, l'allegria che c'è. Adesso Marco, io devo allontanarmi, perché ci sono insomma due persone che mi devono accompagnare, mi hanno detto che hanno bisogno di me, e quindi io insomma chiudo così il collegamento nel telegiornale, la mia presenza richiesta altrove, insomma, scusate le spalle, chiudo qui il collegamento. Va bene, ti verremo a portare le arance. E allora il telegiornale finisce qui, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, a voi tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.